Un retroscena rivelato questa mattina di A Il Mattino, A Contatto Quotidiano, CON, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Perché dopo il ritiro vissuto giorno dopo giorno con la squadra, ADL ha fatto capire le proprie intenzioni a proposito del grande colpo sognato dai tifosi azzurri? L'unico sforzo che avrebbe fatto e farebbe volentieri, a livello di IFOLLIA economica, non EPR ed Inson CAVANIRACCONTA il quotidiano questa mattina. Il nome è quello di Federico Chiesa, De Laurentiis avrebbe fatto di tutto per portarlo a Napoli, ed è pronto anche a offrire cifre importanti. Ma la Fiorentina ha alzato un muro dinanzi alle insistenze del patrone azzurro, la famiglia Della Valle ha scelto di trattenerlo con forza, si legge. E così, virgola. Chiesa al fantacalcio? Sarà ancora una pedina fortemente viola? Ma De Laurentiis promette di tornare alla carica per il futuro.